Ciao. Babbasone. Saluta, faccia a mamma. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Poi ciao. Poi ciao mamma. Poi ciao mamma. Ciao. Quanto è bello. Però dobbiamo mettere qui se mi avvicino. Ciao a tutti, stasera iniziamo, anzi per voi stamattina, stasera iniziamo questo vlog di sera. Stamattina non ho iniziato il vlog perché non abbiamo fatto niente, siamo stati a casa e quindi ecco appunto non ho iniziato il vlog, l'ho iniziato adesso. L'ho iniziato adesso perché stiamo mangiando qui la pizza e alle 9 abbiamo la serenata di mia cugina che sabato si sposa e quindi andiamo lì e niente, mi faceva piacere portarvi con noi e niente, quindi iniziamo questo vlog stasera e sicuramente lo continuerò anche domani mattina. Ora aspettiamo la pizza che arriva, abbiamo preso una pizza al volo giusto per aspettare il tempo che si facciano le 21, le 21 e un quarto e poi dopo andiamo. Oh, perché la mocca? Io? Jacopo. Oh, venite qua che è buio, non vi vedo. Virare a mio. Accomodate, accomodate, sposate. Raccomandate qua, così vi vedono tutti, eccoli qua, eccoli, eccoli qua. Facciamo ancora un applauso agli sposi. Delle parole che ti dovevamo dire, però queste parole sono racchiuse in una canzone che io adesso ti canto, se ti voleva dire lo sposo. Guardatevi negli occhi, noi ci mettiamo solo la musica. Tu sì. Una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che mi guarda a me. Non è il matrimonio, sempre il matrimonio. Thank you.
no, allora stamattina devo andare, aspetta che devo prendere, ah, dalla stampante la fotocopia, devo andare un attimo al comune a consegnare i documenti per quanto riguarda la mensa a Christian per l'asilo, perché le elementari non la fanno, quindi aspettate un attimo, ecco, ho levato un attimo i fogli dalla stampante, che ho dovuto stampare l'ISE e la fotocopia della patente, perché appunto vanno in base al reddito e tutto il resto, quindi niente. Allora, guardate il mio zainetto quanto è carino, visto che è troppo sfizioso, troppo bellino. E niente, mi sono messa questa canotta così bianca, il jeans corto e la collanina questa qua che ho preso appunto da Piazza Italia, è super bellissima, è super carinissima veramente. E niente, beh, i capelli li devo sciogliere, ecco qua, no, il letto già tutto scombinato, sono appena le 11 di mattina. Allora, fammi aprire un attimo la finestra. E niente, quindi devo andare un attimo al comune a consegnare queste carte. I bimbi rimangono qua con Giuseppe, tanto subito vengo. E mi devo fare anche la carta d'identità nuova, anche se ormai fanno solamente quella digitale. Quindi ecco, devo fare anche la carta d'identità, però non so quante fotografie ci vogliono. Io ne dovevo avere due, ma un'altra non la trovo. Ne ho solamente una. Comunque ora domando, altrimenti la faccio direttamente la prossima volta. E niente, ecco, quindi scendo ai bambini. Oggi ho messo anche il lenzuolo di sopra perché fa freschetto. Comunque vado al comune e poi dopo niente, torno a casa e vediamo che cosa devo cucinare. Non lo so proprio, ci sono sicuramente i funghi plate, ovus, come si chiamano, non lo so, che li ho fatti già l'altro ieri, però un cavolo e un altro non l'abbiamo mangiati, quindi ci sono già sicuramente quelli là. E poi ecco, non so se fare il primo stasera, penso di fare la salsiccia con la polenta, però ecco, appunto a pranzo sicuramente faccio la pasta, non so che cosa, è rimasta un pochino di insalata di riso di ieri. E niente, ecco, comunque scendo, altrimenti si fa tardissimo. Ieri avete visto che bella serenata che ha fatto il quasi marito di mia cugina, molto bello, soprattutto il momento dei, ecco, dei fuochi, quelli là elettrici, bellissimo la scritta, e c'era di sottofondo, io sicuramente non me la potrò mettere per i diritti di copyright, la canzone di Tony Colombo, mi pare si chiami Ti aspetto all'altare, super super bellissima ed emozionante. Comunque scendo, qui ci sono Vincenzo e Jacopo più laggiù. Eiaiaia, guardate che monellaccio che è, guardate che monellaccio che è proprio monellaccio questo bambino. Comunque vado a fare questa commissione. Bravo amore, wow, il cameriere, bravissimo. Comunque vado a fare questa commissione e poi dopo ritorno a casa. Sei chiuso dentro. Amore. Amore. Amore bello. Vieni, Vincenzo fa la nina e lascialo stare a mamma, non lo picchiare. Niente, oggi non sono stata molto presente. Stamattina sono andata al comune. Tutto a posto, ho consegnato la carta che dovevo consegnare. Poi ho portato Pio! Poi ho portato la... Mi ha chiamato mia cognata Marianna, la più grande, e mi ha detto se gli portavo Christian, l'ho portato, guardate come chiude le porte, guarda, gli ho portato Christian, e quindi l'ho portato là, sono rimasta un pochino là, ho preso un caffè, poi dopo sono rivenuta a casa, niente, l'ho invitati a cena, perché essendo, a parte i miei cognati, vabbè, sono anche i nostri testimoni di matrimonio, e quindi non hanno ancora visto il filmino del matrimonio che è arrivato già da un mesetto, sì, era filmato a luglio, e quindi non l'hanno ancora visto, li ho invitati a cena perché essendo che dura un pochino
Dura un'ora e venti, ecco, quindi li ho invitati qua in modo tale che stanno qua, mangiano qua e con calma possiamo vedere il, appunto, il filmino del matrimonio. Stasera cucino, faccio il risotto con lo zafferano nella pancetta, però voglio vedere benissimo la ricetta su internet perché io ho un'idea di come farla, però voglio vedere se va bene la mia idea. Poi per secondo faccio, ho messo già a cuocere da più di mezz'ora la salsiccia con il pomodoro e un po' di polenta vicino. Poi per il contorno, ecco, c'ho l'insalata, però comunque la polenta è già un contorno, già è bella sostanziosa. Poi faccio le bruschette. E per dolce ci sono dolce, frutta, eccetera. C'è, ho tagliato già le fette di melone e voglio fare nel piatto la fettina di melone, la coppa di gelato fior di latte e poi siccome mia mamma è andata in vacanza in Sicilia, Giuseppe si è voluto far portare i cannoli siciliani, però ecco sono piccolini, quindi metto uno o due cannoli nel piatto, una fettina di melone e il gelato fior di latte. E niente, ecco, questa è la cena, una cosa abbastanza leggera? No, però ecco, una cosa comunque non troppo 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 impegnativa, perché comunque il riso si fa al momento, la salsiccia l'ho messa già a cuocere, ecco, non è nulla di impegnativo che mi occupa tutta la giornata per cucinare. Comunque è sera e durante la settimana va bene così. Prima vi ho montato il video della ridecorazione della alcuni angolini della casa. Comunque andiamo in cucina, ora devo andare. Amore, stai giocando qua fuori, mamma, cuoricino. Ora mi vado a stendere un attimo la lavatrice di panni, cioè no, la lavatrice, i panni, che ho fatto una lavatrice stamattina e non li ho ancora stesi perché oggi pomeriggio, come tutti i pomeriggi qui, viene a piovere da più di una settimana. Andiamo avanti così. Ciao patato. Ciao patatone, mette le mani dietro al pannolino e si abbassa sempre il pannolino, questo monello. Ciao amore, ciao amore, ciao amore. Giuseppe ha dormito, ho sistemato un pochino i cuscini però, vabbè. Andiamo di là mamma, andiamo in cucina, dai, andiamo. Stiamo andando a vedere Vincenzo come fa il video dei burattini, guardate. Ricominciamo questo vlog perché ieri l'abbiamo finito con lo spettacolo dei burattini dei bimbi. Non l'ho finito più perché poi avendo mia cognata, i nostri cognati qui, la sorella di Giuseppe, ecco appunto, ho avuto da fare, quindi ieri sera non ho vloggato. Vincenzo non chiamerà nonna perché sta al lavoro. I bimbi stanno facendo merenda. Qui piove tantissimo. Vi faccio vedere dalla cameretta. Guardate qua, che bellezza. L'ho spostato di qua perché appunto i bimbi stanno facendo merenda. In questo barattolino che Giuseppe non mi ha posato. Aspettate che lo sistemo un attimino. Ecco qua. In questo barattolino qua ho comprato la granella di pistacchio, perché siccome mia mamma è andata in vacanza in Sicilia mi ha portato i cannoli, però la confezione di cannoli ecco vuoti e la ricotta da parte. Vediamo se è rimasto giusto uno o due in frigo. Sì, eccoli qua i cannoli, sono piccolini, e noi ci abbiamo messo la granellina di pistacchio vicino e questa qua è la ricotta che mi ha portato da parte.
Questo qua è l'avanzo di ieri della polenta con il sugo, la salsiccia e le olive. Il sugo che oggi ci ho fatto la pasta. E niente, sta piovendo tanto tanto tanto. Pio, vieni di qua, vi faccio vedere da quest'altra parte come piove. Perché non si vede però dalla digitale? Comunque non si vede, però piove veramente tanto tanto tanto. Laggiù è appunto verso Salerno e di qua, laggiù appunto al Vesuvio, è verso Napoli. Verso Napoli ecco c'è ancora il sole, mentre verso Salerno il tempo è veramente nero nero. Comunque vi ripeto, sta piovendo tantissimo, abbiamo e tira anche un bel vento. Abbiamo anche levato appunto le antenne, perché con questo tempo così è pericolosissimo tenere appunto le antenne vicino alle TV, ma non per chissà che cosa, però si possono appunto fulminare, quindi rompere. Non so se vi feci vedere parecchio tempo fa, comprai anche le letterine vicino a questi quadretti qui che ho in questa parete, e sono appunto la J di Jacopo, la C di Cristian e la V di Vincenzo. Dimmi. Noi prendiamo la scuola, ci ho mangiato. Va bene. Giuseppe, stai in puro relax? Fa tra divano e letto. Comunque, io dopo devo anche stirare qui i panni. Mi sono già preparato il ferro da stirare in modo tale che stiro. E niente, ora finisco un attimo di lavorare al computer il video per quanto riguarda la spesa dal rientro delle vacanze. E ho iniziato a scrivere un pochino di menu settimanale, però ecco ancora non l'ho completato, ho scritto solamente lunedì e martedì, sto solo al pranzo, mi manca ancora la cena. Comunque mi piace ecco scriverlo guardando appunto cosa ho in frigo, scrivendomi cosa ho in frigo nella dispensa e via. Qui c'è la mia giara che l'ho riempita già due volte, anche questa super bellissima, ve l'ho fatta vedere negli acquisti ecco della in vacanza, super carina, la pagamo 1,90 euro, anche qui da noi alla fine la vendono 1,90 euro. Questa. Mamma sta piovendo, mamma, aspetta un attimo. E comunque niente, l'ho riempita già due volte, ho bevuto tantissimo, infatti sono andata già tre volte in bagno. E vabbè, io finisco qua di montare il video appunto della spesa. Guardate quanti ritagli ho dovuto fare, non è facile ecco appunto fare i video. Questi pezzettini qua, non so se li riuscite a vedere, sono tutti i ritagli che ho fatto. Quando non ci sono ritagli ecco appunto è una scena così intera, invece qua mi sono messa tutti a ritagliarli per non farvi vedere ogni volta che mi abbassavo e mi alzavo per prendere le cose. E ecco appunto, quindi ci vuole veramente tanto tempo per fare un video e mettersi più che altro di santa pazienza, però va bene così. E vabbè, quindi finisco di lavorare, che ho, mamma mia che tuono, quasi terminato e via. Allora, ieri sera feci il risotto con zafferano, pancetta e rosmarino. È avanzato tantissimo riso perché buttai 750 grammi appunto di riso, quindi è avanzato un bel piattone grande. E ci voglio andare a fare, non è ci voglio, veramente me li ha richiesti esplicitamente Giuseppe, perché io ci volevo fare ecco la pastiera di riso. Però ecco, Giuseppe mi ha chiesto esplicitamente che vuole gli arancini, due uova, all'interno ci vado a mettere il galbanino, poi ci vuole la farina, appunto dobbiamo passarli prima nella farina, poi nell'uovo e poi nel pan grattato. Comunque ora li facciamo assieme, stasera mangiamo questo qua e dopo vado a riscaldare la polenta, è rimasto giusto una salsiccia e mezza, e quindi per secondo quello là e per primo gli arancini di riso. Allora inizio ad aprire un uovo alla volta, apro prima un uovo, se poi vedo che ce ne vuole altro ne aggiungo un altro, perché può darsi che con il riso che ho riesco a farcela. Comunque ora vediamo un altro. Thank you.
Abbiamo anche un ospite speciale. Tanto. Aspetta, ti do un altro tagliere pure a te. Ed ecco qua le palle di riso. All'interno cosa ci sta, amore? Galbanino. Poi? Basta. Come sono forti le palle di riso? L'ho spiegato già. Ah, già le spiego. Posso così. E va bene così. Va bene così. Abbiamo messo l'olio a friggere. Con un uovo, comunque con un uovo ce l'abbiamo fatta. Con un solo uovo abbiamo fatto 3 palle e 3, 6. No. Sono 9 palle di riso. Giuseppe ha messo, mettiamo a riscaldare l'olio. L'olio sulla padella non c'è. Tutto a posto. Yeah, ecco qua. Allora, sciacqua un attimo le mani. Thank you.
eccole qua terminate, ora vi faccio vedere come sono venute aperte. Comunque le abbiamo assaggiate già e sono buonissime. Ecco qua anche l'interno, questo qua è tutto il gabellino squagliato. Sono buonissime. Com'è, Vince? Buono? Cristian, Cristian, assaggiato ancora. Com'è la palla di riso? Giuseppe, com'è? E Piuccio, com'è, mamma? Giacomo si sta mangiando già la salsiccia, che quella là è la polenta che lo stesso ho lanciato ieri sera, abbiamo riscaldato e ora stiamo mangiando. Wow. Ah, io fila. Se fila, se fila vuol dire che sono venuti bene. Comunque, buon appetito, noi mangiamo. Ormai sono quasi mezzanotte, mi sono fatta anche la doccia, ho sistemato tutta la cucina perché con la frittura la cucina diventa un casino, tutta schizzata, soprattutto il mobile, quello lì sopra appunto la cucina. E vabbè, quindi ora vado a posare questo qua in bagno. Ce l'ho da oggi perché lo vado a terra. E vabbè, questo vlog è durato un 3 giorni, ecco, l'ho spezzato un pochino perché questa settimana stiamo a casa, non stiamo uscendo proprio, anche perché il pomeriggio viene a piovere, lampi, tuoni e pioggia, quindi oggi volevo uscire un pochino, ma appunto essendo che ha piovuto non siamo rimasti a casa. E quindi ecco, è durato 3 giorni un po' spezzati, ecco, perdonatemi di questa cosa. Comunque io vi auguro una buona giornata, un bacione, ci vediamo domani con un nuovo video. A domani, ciao.